A Caltagirone bruciano i costoni a Monte a Valle di Contrada Mazzone, della statale 124 e di via Garibaldi, vale a dire la SP72, percorso quasi parallelo e alternativo alla statale 124 siracusana, direzione Gran Michele. Un vasto fronte incendiario nella giornata di oggi sta minacciando le svariate abitazioni che insistono in questa zona residenziale di villeggiatura, peraltro densamente abitata. Proprietari, terrieri, abitanti della zona stanno cercando con ogni mezzo e in ogni modo, in questo caso fai da te, di arginare le fiamme che si avvicinano alle abitazioni e perfino agli insediamenti produttivi, così come si evince da queste immagini. Gli operai addetti alle squadre antincendio del Corpo Forestale sono impegnati su più fronti e stanno tentando di circoscrivere le fiamme, anche se la situazione è in continua evoluzione. I roghi, favoriti dal forte vento di scirocco, sono a macchia di leopardo. Ciò a dimostrazione del fatto che appare alquanto evidente che i focolai sono stati appiccati in punti e zone strategiche. Svariate le persone che a causa del fumo intenso hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. La SP72 di via Garibaldi è stata per brevi tratti chiusa al transito per motivi di sicurezza dagli agenti della Polizia Municipale. Non stanno sinora operando mezzi aerei antincendio, ma sul posto ci sono anche i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile comunale che stanno supportando le famiglie le cui abitazioni sono lambite dai roghi. Brucia anche il costone attiguo e la linea ferrata con le fiamme in prossimità dei binari intorno al chilometro 21 circa della statale 124 siracusana direzione Gran Michele, con il fumo che invade perfino la sede stradale.